avendo rallentato la velocità, diciamo, di percorrenza delle curve e tutto, è evidente che hanno anche tolto quell'effetto brutto che si vedeva un po' nelle curve, senza però andare a reimpostare, resettare le prove a tempo, che adesso sono particolarmente inutili perché le macchine vanno più piano. Questa però è una cosa positiva, il fatto che hanno rallentato le vetture, anche perché erano troppo più veloci rispetto a prima, rispetto a, anche alla realtà, insomma. Che banalmente alcune volte si faceva proprio un raffronto, ed è normale che nel virtuale si va più veloce, si prova anche di più e tanti altri dettagli. Però questa è una cosa importante, anche perché andando a limitare la macchina, a renderla più lenta la macchina, il comportamento magari sarà simile, ma non identico a prima. Ciao a tutti ragazzuoli, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento sul canale. Come promesso, aspettavo un aggiornamento di F1, un aggiornamento corposo che portava fondamentalmente qualche novità a livello di fisica. E è arrivato l'altro giorno e qui vedete in evidenza note sulla patch. Quello che ci interessa maggiormente è, guidando sui cordoli, ora le auto saranno più instabili. Quindi una cosa importante e interessante, in particolare i cordoli a salsiccia avranno un impatto maggiore sulla stabilità del veicolo. Una delle cose che ho più odiato di questo videogioco da quando è uscito era proprio la troppa stabilità sui cordoli, veramente assurda. Il sistema delle sospensioni, che era effettivamente una grande novità, spammata, proprio considerata una grandissima novità, che però fungeva da... Non voglio dire nemmeno chissà che termini, comunque come un brutto esempio poi da seguire in gioco. Però a proposito di questo, oltre a altri aggiornamenti che hanno fatto, anche se ancora il gioco ha qualche difetto a livello online, non tanto di gestione di tenuta dei server, che a quanto pare vanno anche abbastanza bene, connessioni vanno tutto bene, il problema principale rimane il fatto che a livelli altissimi si nota soprattutto, quindi a livelli altissimi, parlo sempre a livelli altissime, le prestazioni delle vetture non sono pari, quindi si utilizzano le F1 World, quindi le vetture create con la vostra livrea eccetera eccetera, che vanno, che sono tutte fondamentalmente proprio uguali 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 uguali. Volevo farvi vedere quanto costa il gioco prima di iniziare, perché siamo a un mese e 11-12 giorni dall'uscita del gioco e ci sono i saldi, per carità, però costa 53 euro l'edizione Champions. Tra l'altro, assurdo pensare che l'edizione Champions costa meno dell'edizione normale. Tanto la Champions non ti dà niente di più, cose futili. Però è così, 53 euro. Io ho pagato il gioco 86, quindi un'uscita gratis al sushi o tante altre cose in un mese, e ci sono stati degli aggiornamenti importanti. Ora, ho già provato un pochino, sempre in modalità prova a tempo, attenzione, sempre in modalità prova a tempo, adesso vedrete un po' la schermata strana che si sbug tutto, forse no, vediamo il bello della diretta, ok, provo in prova a tempo perché tanto la fisica è quella, sì, le gomme non vengono... No, raga, la fisica tanto è quella. Quando sei in qualifica al 100% della tua potenza, vai anche più forte della prova a tempo. La prova a tempo ti dà la possibilità di avere le stesse gomme, sempre stesse temperature, e capire com'è che funziona la fisica. Quindi con 50 euro ti porti a casa un nuovo, cioè un gioco aggiornato. Sanno dei problemi, li stanno cercando di risolvere, anche se evidentemente ancora la community competitiva, ripeto, ogni volta non è felice. Andiamo però a vedere com'è che si comporta questo F1 24 dopo corposi aggiornamenti, soprattutto sui cordoli. Vi dirò una cosa bella, ovvero ho notato dei cambiamenti positivi che adesso andremo a vedere. Andando proprio a cercare i cordoli, vi faccio vedere una bella cosuccia. Che quantomeno la macchina rimbalza un pochino di più. Mi ricordo perfettamente di aver provato questa pista pre-aggiornamento e c'erano evidenti problemi da questo punto di vista. Ora la macchina, quantomeno, a parte questo cordolo qua, a volte prende, a volte no, è un pochino più
instabile. Lo notiamo soprattutto, se me lo fa ancora, perché l'ha fatto il giro prima, lo notiamo soprattutto... Perché è sporca? Sporca la visuale. Lo notiamo soprattutto da l'uscita della Ascari. Andiamo a fare. Olè. Occhio, oltre al tempo annullato, insomma, diciamo che è instabile. Questa è una miglioria rispetto alla volta passata. Io guido solo quando devo fare gli onboard lap sul canale YouTube di Matteo Bobbi. Non sono quindi un pro di questo gioco, ovviamente, ma posso capire che per chi non è un pro potrebbe trovarlo anche abbastanza divertente. Un gioco di Formula 1 quasi normale come gli altri, adesso, quando costa 50 euro, non 85 o 100 quando costava appunto all'epoca, ovvero il giorno del lancio. Questo vuol dire che bastava, magari, per farlo diventare un gioco giocabile, magari bastava portarlo a farlo uscire a metà luglio. Poi i casual gamer possono chiaramente comunque simpatizzarle tutto. Come sapete, credo, su questo canale non c'è assolutamente alcun bisogno di giudicare chi gioca, come gioca uno, come gioca l'altro. L'importante è che ci si diverta. Io non mi diverto, ma io sono parte della faccenda e facciata robe competitiva, ok? Ora come ora, vedendo come si sta comportando la macchina e tutto, e anche alcuni utilizzi dei cordoli, tipo che se tocchi leggermente un cordolo la macchina scivola via, potrebbe essere anche un gioco che mi potrebbe far tornare a guidare, perché quantomeno adesso il software capisce che esistono dei cordoli, cose chiamate cordoli, salsicciotti, e quindi mi sento un po' meno stupido ad usare la pista in maniera veramente, abusare della pista, cosa che si faceva anche nei passati, ecco, ma almeno avevi la paura che poteva non funzionare, cosa che invece in questo momento sembra essere un po' tornati al passato. Una cosa che però continua a non piacermi è lo scatto che ha la macchina per entrare in curva. Proprio non mi piace lo scatto che ha la macchina nell'entrare in curva, o il rallentamento forzatissimo che ha ogni volta l'auto quando curvi troppo con le gomme. Quando curvi troppo con le gomme, naturalmente le gomme fanno attrito, la velocità diminuisce, ma non è così nella realtà, ma in generale non è mai stato così in nessun videogioco di Formula 1. Non si capisce perché, facendo così, io posso anche praticamente, vedete, sentite, nemmeno frenare, non servirebbe nemmeno frenare per fare la parabolica, quasi. Non è normale come cosa, non è davvero normale. Se invece avessero simulato questa cosa decelerando, sarebbe stato ben più, posso dire, quasi reale. Ecco, a seconda di ciò che dicono piloti, ciò che dicono ragazzi che stanno sui simulatori paghi da 10 milioni di euro. Tipo, alzando il piede, la macchina di Formula 1 ha una deportanza, ha una resistenza all'avanzamento esagerata, che non è mai stata simulata in nessun Formula 1, intendo, ma non si simula così. Non si simula così, ecco. Capito? Ecco, questo è il discorso. Continua a non piacermi questa cosa qua. Ma 50 euro sono accettabili. 50 euro sono accettabili. Adesso, periodo di vacanze, poi si torna dalle vacanze, dalle ferie, a settembre costerà forse ancora meno. Può andar bene. 50 euro, la metà quasi di quello che costava all'inizio, possono andar bene, perché il gioco offre cose, contenuti, la carriera che è carina, la carriera 2, ma soprattutto la stabilità, la connessione, la stabilità di fare quantomeno delle gare senza troppi problemi. Tra l'altro mi hanno anche detto che tipo da 1 euro venduto a 48. Ragazzi, sono prezzi abbordabili, ecco.
Ultimissima cosa dedicata agli abbonati di YouTube e di Twitch. Anche se il gioco non mi piace, non è detto che non farò i video riservati agli abbonati. Anzi, da quest'anno saranno ancora più powerful, saranno enormemente migliorati. Ma proprio enormemente migliorati. Sapete perché? Perché grazie a quattro ingegneri del Team Tatum Reparto F1 che si suddivideranno i tracciati, avrete i setup argomentati, chiacchierati, parlati e studiati da parte loro. Quindi basta abbonarvi qua su YouTube e abbonarvi su Twitch e arriveranno da qui a 20-30 giorni tutti e 24 setup. Abbiamo aspettato questo aggiornamento per capire se i setup cambiavano o meno e spoiler, non sono cambiati. Per chi dice che i setup invece sono cambiati, non lo so, abbiamo fatto delle prove e io dei miei ingegneri mi fido e mi fido tanto dei miei ingegneri, tant'è che appunto abbiamo dei piloti in F2, in F3, in PSGL, War e anche in F1, Tier 1, Tier 2 in War per l'appunto, quindi penso che stiano a fare un buon lavoro e stanno facendo un grandissimo lavoro, quindi mi fido di loro. Avrete i setup spiegati dagli ingegneri e io che farò un giro di pista con quel setup. Questa è la grande novità di quest'anno, Tatum si sta espandendo anche in questo caso, poi ci saranno anche delle altre cose belle, setup ancora più sofisticati, più assurdi, siamo trasparenti su tutto, infatti all'inizio di ogni video verrà specificato che i setup non sono quelli che utilizzano e utilizziamo anzi nel team, ma ci avvicineremo con altri tipi di setup più in là con il passare del tempo. Un bacione, ciao!